Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle, che sta tra l'altro lavorando insieme a Di Maio e a tutto un gruppo di lavoro al programma economico del Movimento. Buonasera Carlo Cottarelli, economista, ex commissario della Spending Review. Buonasera. E buonasera, ben arrivato Alessandro Gassman, attore e regista. Buonasera. Comincio con lei, Gassman. Per chiederle non mi faccia domande di economia, perché... No, però le chiedo una domanda di politica, perché oggi in un sol colpo la politica italiana ha perso, diciamo, due protagonisti, uno Pisapia e l'altro Alfano. Il primo ha detto che, siccome non si è trovato un accordo col PD, ha deciso di non candidarsi, quindi di ritirarsi, e il secondo, Alfano, dopo 16 anni di Parlamento, ha detto che non si ricandiderà più. Quindi è la politica che si sta rinnovando, secondo lei? Io, parlando da normale cittadino, posso dire che è un altro segno delle, diciamo, possiamo, dell'evaporazione, dello sbriciolamento della sinistra. Non esiste più, è un paese che ha una parte che non è praticamente rappresentata, e quindi sono veramente, da normale cittadino, curioso di vedere se porterà qualche cambiamento. Al momento mi sembra di poter dire di no. Di no. Onorevole Castelli, vabbè, lei, per voi 5 Stelle, più gli altri sono sgretolati, più voi naturalmente avete buone possibilità, immagino, però vorrei passare all'altro tema della giornata, che è questo sulla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, no? Perché pare ormai certo che Ghizzoni, ex di Unicredit, verrà audito dalla commissione sull'affare Boschi. Boschi, tra l'altro, in serata ha detto che lei non ha mai fatto pressione su Ghizzoni, chi dice il contrario lo deve dimostrare, insomma è tutta una bagarre. Secondo lei, della serie politica che si rinnova, la Boschi dovrebbe dimettersi o non candidarsi più? Beh, intanto il fatto che ci siano persone come Alfano che non si ricandidano dimostra che il Movimento 5 Stelle rimarrà, come diceva lei, insomma, la forza politica con sicuramente la maggiore percentuale, quindi quella che ha più possibilità di andare al governo. Secondo me il Partito Democratico sceglierà se candidare o non candidare la Boschi. Se la candiderà vorrà dire che non ha imparato niente dalla questione delle banche, se non la candiderà vorrà dire che ha fallito come ministro per le riforme e tutto quello che ha fatto in questo mandato, quindi io credo che in ogni caso sia abbastanza un fallimento. Nella mia considerazione della sinistra, chiaramente non ho inserito Alfano, perché chiaramente non l'ha considerato di sinistra. Cottarelli, lei ritorna in Italia, ripiomba, non stavo dicendo, la prima volta. Non le è bastata la prima volta, quando è venuto dal Fondo Monetario Internazionale da Washington per fare una spending review, poi non è andata tanto bene perché Renzi alla fine, insomma, non ha voluto ascoltare i suoi consigli. Le volevo solo chiedere, a proposito della commissione d'inchiesta sulle banche, emergerà qualcosa di utile secondo lei per il sistema economico? Non lo so, io credo sia utile guardare queste cose molto in dettaglio. Non mi sono occupato in dettaglio della cosa, però l'impressione che ho è un paese che ha avuto una crisi di questo genere, come l'ha avuto l'Italia, un PIL che cade del 10%, è un po' difficile pensare che non ci possano essere problemi per le banche. Io ho guardato tanti altri paesi che hanno avuto shock di PIL di questo genere e purtroppo è normale che le banche vadano in crisi. Ma secondo lei, nel caso di Maria Elena Boschi, esiste un conflitto di interessi o no? Guardi, è sempre meglio cercare di evitare anche l'apparenza dei conflitti di interessi. Io sono sempre stato molto chiaro su questo. È sempre meglio stare più lontani possibili dal rischio di un conflitto di interessi. E quindi la risposta è sì? Sì, in certo modo sì. Io non c'ero. Alessandro Gassman, siamo in campagna elettorale e... No, io no. No, lei ci racconterà poi dopo del con sollievo anche film. Lui. Immagino. Noi invece qui la seguiamo con grande attenzione a 8 e mezzo, come è ovvio e giusto che sia. Però, insomma, come ogni campagna elettorale che si rispetti, i partiti fanno fioccare le promesse. Ovviamente. Allora, il Movimento 5 Stelle promette il reddito di cittadinanza per tutti. Sì. È una cosa positiva, la convince? Allora, io ripetendo di non capire assolutamente nulla di economia, quindi dovrei studiare delle carte di cui non capirei assolutamente nulla, l'idea mi sembra molto interessante. Io non ho gli strumenti per dire se ce lo possiamo permettere o no, però sicuramente sarebbe interessante riuscirci.
Abbiamo un grande economista, due economisti qui che forse possono... che devono spiegarci, allora intanto, onorevole Castelli... Spiegare a me, cittadino medio, se intanto possiamo permetterci. Intanto, come lo paghiamo questo reddito di cittadinanza, che poi non sarebbe proprio per tutti, no? Beh, quelli abbienti, no. Certo, quelli che stanno sotto la soglia di povertà e non hanno un lavoro hanno diritto al reddito di cittadinanza. Parliamo di una misura di 17 miliardi, di 780 euro. Non è che la mettiamo noi, è stabilita dall'Istat, sì. Non ce la siamo inventata. Questo ovviamente vale anche per i pensionati, noi non diciamo promesse come quelle che sono state fatte nel 2002 da qualcuno poi non mantenute che adesso si ripropongono sui pensionati, intendevo. Il reddito di cittadinanza 17 miliardi, 2 per la riforma dei centri per l'impiego che si utilizzerebbero la prima volta che si fa perché poi una volta riformati non si spendono più e altri 15 che comunque andrebbero a calare perché questo significherebbe se si fanno degli investimenti strutturali una diminuzione dell'occupazione, della disoccupazione. Il reddito di cittadinanza si paga con... una parte dei soldi della spending review di Cottarelli che noi abbiamo conosciuto negli anni scorsi e che abbiamo ovviamente studiato, ha scritto negli anni in cui è stato a lavorare per il governo delle cose molto interessanti che noi Letta, abbiamo, no? abbiamo sempre utilizzato. E Renzi. E poi il tema non è se ci sono o non ci sono i soldi ci sono, è una questione di scelte politiche, cioè è una scelta politica quella di tassare le piattaforme petrolifere facendogli pagare l'IMU, lo pagano tutti tranne la prima casa, perché le piattaforme petrolifere non devono pagarla quando l'Europa misura tutto in termini di CO2 o le pensioni d'oro, piuttosto che gli interessi delle banche, ecco, la deduzione degli interessi delle banche. Mi scusi, ma voi per esempio togliereste gli 80 euro per finanziare il reddito di cittadinanza? Non è previsto nelle coperture del reddito di cittadinanza quello di togliere gli 80 euro. Noi diciamo anche un'altra cosa, questi 17 miliardi che poi saranno 15... la tassa sulla prima casa, per esempio? No. Queste, guarda, gliele lascio, queste sono le coperture ufficiali del reddito di cittadinanza, non ce le ha. Ci sono due cose però. Questa misura porta un aumento di un punto percentuale di PIL nel momento in cui la introduci, quindi gli effetti sull'economia sono un punto percentuale di PIL. E una seconda cosa, che è un tecnicismo economico, però qua il professor Cottarelli mi aiuterà, quella misurazione che in Europa viene fatta, che si chiama PIL potenziale, che determina quanti soldi riceverà un paese per fare spesa pubblica, con il reddito di cittadinanza, per un meccanismo, apre una cifra intorno ai 15 miliardi, quindi la domanda è, ma se anche un governo, come questi governi, insomma, non hanno attenzione alla povertà, ma se tu sai che fai una misura che ti apre la possibilità di spendere in investimenti, in quello che vuoi, altri 15 miliardi, tu lo fai o no? Questo è l'effetto del reddito di cittadinanza. Se ho capito. Ecco, lei, se non ha capito lei... Se volete posso collaborare a spiegare al professore. Ecco, bisogna provare a spiegare per capire. La cosa non le è chiaro. Il reddito, il PIL potenziale, casomai serve a fare in modo di poter avere un deficit più alto, quindi di poter... prendere a prestito più soldi, cioè non è che i soldi ce li dà. No, certo, però non è che i soldi ce li dà l'Europa, siamo noi che li prendiamo a prestito. E da chi li prendiamo a prestito? Da altri italiani. Quindi al massimo è così che funziona il ragionamento. È però una oggi cosa non che lo ci puoi consente. Fare. Non lo può fare, ma anche secondo me per motivi ragionevoli, perché noi abbiamo un debito pubblico molto elevato e non abbiamo ancora risolto questo problema. Se posso dire una cosa su questa questione del reddito di cittadinanza, io credo che sono d'accordo con lei che effettivamente c'è in generale in tutti i paesi c'è qualche cosa di sostegno, uno strumento di sostegno alla povertà. Le questioni sono prima di tutto... Ma anche il governo Renzi, no? Sì, anche il governo Renzi, anche il governo... Per certo, le sono stati meno. Aumentati. Non per tutti, sono stati non aumentati. Per tutti. Mette una cifra e dice prendetevelo, non mette le risorse che servono per... Strumenti di questo genere devono andare alle persone che effettivamente hanno bisogno e essere sicuri che non ci siano abusi. Secondo problema, non ci devono essere disincentivi, cioè la gente smette di lavorare per avere certo. i soldi. L'altro problema, ci devono essere le coperture. Io le ho guardate, qualcuna sono effettivamente ispirate alle mie proposte, altre secondo me sono un po' incerte. E poi però quello che vorrei fondamentalmente capire è come si inquadrano nel quadro generale di bilancio.
Ogni partito dovrebbe dire prima delle elezioni quali sono gli obiettivi per i prossimi 3 anni in termini di deficit di debito pubblico. Io questo non l'ho ancora sentito dire, forse mi sbaglio. Ho tutto allora, qui. Se me lo dice, quali sono i vostri obiettivi? Allora, il Movimento 5 Stelle ha usato questo metodo, ha fatto un programma punto dopo punto, dopodiché insieme a una squadra di 50-60 persone tra tecnici, professori, collaboratori, colleghi. Non ho partecipato, come potete immaginare. Gassman non c'era, però se no Gassman farà un film su questo. Abbiamo fatto una squadra veramente corposa di persone, abbiamo fatto le quantificazioni, cioè abbiamo calcolato quanto ogni misura costa e l'abbiamo fatto con il supporto della Camera e del Senato, così come le coperture del reddito di cittadinanza, tutte le volte prima di essere presentate, se no noi non le presentiamo, sono vagliate dagli uffici di Camera e Senato, dal centro studi della Camera e del Senato. Questo perché noi ci teniamo a utilizzare un metodo che sia quello soprattutto di spiegare gli impatti che hanno, cioè ogni misura noi vi sappiamo dire che impatto ha, questo grazie a cose come i moltiplicatori, gli indicatori, che impatto ha sull'economia, sul sociale e sui posti di lavoro. Caselli, vi converrebbe chiedere anche a Cottarelli, perché siccome Cottarelli è responsabile dell'osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica, quindi vi potrebbe sicuramente dare un contributo, dire via uno subito. Posso fare una domanda, per essere pratico, per capire. Quest'anno il deficit sarà intorno al 2,1%. Voi in 3 anni quanto volete che sia il deficit? Allora, noi abbiamo stimato il nostro programma su una legislatura pesa circa 150 miliardi, no, su una legislatura. Fra 3 anni, poi si posso, qual è una misura città? Fra 3 anni quanto dovrà essere? Ci sarà il pareggio di bilancio, ci sarà un deficit più alto? Allora, per noi è importante spostare delle risorse. Il punto è, noi abbiamo sempre ma detto il deficit sarà più alto o no? O più basso? Oggi non si investono i soldi dove vanno investiti, sarà più alto di oggi, ma avrà leve molto più alte, perché noi metteremo i soldi in investimenti che portano occupazione maggiore e fanno rientrare questi soldi. Ma quanto più alto sarà fra 3 anni il deficit? Noi abbiamo calcolato un programma di 5 anni che costa 150 miliardi più o meno, quindi vuol dire fare una manovra ogni anno di 30 miliardi che è più o meno a spanne quello che oggi fanno i governi normalmente. Si tratta di prendere delle risorse e spostarle. Pensate ai 16 miliardi che stanno sui sussidi per le fonti fossili. Noi pensiamo a un mondo che guarda a 20 anni, 30 anni e che sposta le risorse e mette gli incentivi sull'elettrico. Quando tu metti 1,2 miliardi nell'elettrico fai 48.000 posti di lavoro. Allora, questa è una politica che intanto non è settorializzante, perché non fa il favore né alle imprese solo e basta e né al lavoratore solo e basta. Fa dei gruppi omogenei e crea veramente dei posti di lavoro. Cioè, io, come lei ha detto, ho avuto un po' di problemi con Renzi, però una cosa che devo riconoscere è che nel suo libro Renzi dice: io voglio portare il deficit al 3% per, credo, 5 anni. Io non sono d'accordo con questa cosa, ma almeno so il numero. Ma non l'ha fatto. Ma noi al 3% ci arriviamo fino sicuramente. Fino al 3%, ci arrivate sicuramente, forse più in là. A me sembra una cosa un po' rischiosa questa. Arrivare al 3%, che la Francia arriva al 4,4% ma sta scendendo, sta rientrando, e la Francia non ha il debito che abbiamo noi, ma la Francia non ha avuto neanche la crisi che abbiamo avuto noi in questi anni. Noi dobbiamo risollevarci, i soldi qualcuno li deve dare a prestito. Certo. Quando parliamo di un debito del 3%, vuol dire chiediamo agli italiani di dare soldi in prestito. No, sto cercando di capire, ma posso dire una cosa? Siete bravi, perché sto capendo. Ok. Cioè, se è interessante. Sì, io l'unica cosa che non ho capito è con l'Europa come vi mettereste, perché arrivare anche solo al 3% di deficit sarebbe un grosso problema. Ma questo intanto non è vero, ripeto, la Francia, ci sono stati anni in cui ha fatto 4,4, la Germania fa il 9%. Sì, ma come lei sa meglio di me, non possiamo paragonarci alla Francia per un motivo molto semplice, che abbiamo un debito che è il doppio. Il 30% più alto. Ma lo sa, ma in Europa ci si siede ad un tavolo e si discute. E si battono i pugni sul tavolo, lo abbiamo sentito tante volte. Mi sono messo malissimo, perché io sono un quarto tedesco, mezzo francese e un quarto italiano. Come vado male. Guarda, io sono su e noi facciamo lo Stato autonomo e si discute, ci sono molti punti europei che noi vogliamo andare a discutere su molti fronti, il lavoro, vogliamo parlare del fatto di poter fare degli investimenti che sicuramente ritornano. Oggi l'economia si fa nei bilanci, e questo me lo insegna lei, con gli indicatori, e ogni misura che si fa si può capire se è stata utile oppure no, e la politica non ha mai il coraggio a fine anno di dire questi soldi sono stati messi qui, non hanno funzionato, li spostiamo. Questo è il dramma. Ho capito. Va
Ma aspetti, adesso torniamo subito dopo la pubblicità, anche perché Alessandro Gassman, allora esordio in politica, aveva detto che con il Movimento 5 Stelle in Parlamento, insomma, c'era una presenza forte di società civile. Vorrei sapere se 5 anni dopo il bilancio è ancora così positivo. E lo dopo capiremo. La pubblicità? Dopo la pubblicità. Allora, Alessandro Gassman, al loro esordio in politica, lei disse che con il Movimento 5 Stelle era in Parlamento una presenza forte di società civile. Cinque sì. anni più tardi il bilancio è positivo. Dunque, sono cambiate molte cose nel Paese, non solo dentro i 5 Stelle, ma in tutta la politica italiana. Secondo me, diciamo che anche fuori dai 5 Stelle è peggiorato tutto, secondo me, a mio modesto modo di vedere. E non a caso, infatti, loro sono cresciuti nei loro... numeri. Ma peggiorato perché la classe dirigente perché, è peggiorata? Allora, perché... la sensazione da cittadino è questa. Io credo che i cittadini si meritino una classe politica in generale, senza distinzione di colore, che urli un po' meno e impari ad ascoltare anche chi non la pensa come lei. Ma perché sarebbe utile, perché soltanto ascoltando bene riusciamo a dare risposte alternative, magari migliori degli altri. Io mi sono un po' stufato, questo è uno dei pochi salotti, si può definire salotto la sua trasmissione, la mia sì. Incontri televisivi, dibattiti, dove la gente non si sovrappone sì, urlando, minacciando. E devo dire che anche nei 5 Stelle è un'usanza abbastanza frequente questa di... Ma tutti, non sto facendo... questa di aggredire in maniera molto violenta è ansiogeno per i cittadini e soprattutto non permette di capire bene quali sono i programmi e che cosa si vuole fare. Io credo che sia profondamente sbagliato. E lei? Quindi il mio giudizio è questo, nel senso che è, secondo me è importante che una parte della società civile rappresentata da loro sia all'interno del Parlamento. Resta da vedere cosa combineranno il giorno in cui saranno chiamati a governare questo paese. Io non ho i mezzi tecnici per rispondere a questa domanda, ma fortunatamente c'è il professore che... No, perché diciamo finora lei quello che sa è come governano Roma, questo... Sì, Roma dicendo. Sta come stava prima di loro, è uguale. È stata governata male prima ed è governata, secondo me, abbastanza male anche adesso. Lei, Cottarelli, che impressione ha del Movimento 5 Stelle? Che cosa, al di là adesso dell'amministrazione della capitale, che insomma è un altro tema... Ho sempre avuto un buon rapporto quando ero commissario con i 5 Stelle. Mi hanno anche regalato, i senatori 5 Stelle, un'agenda quando sono andato via. Ci sono certe cose che dicono che mi piacciono, questo lotta agli sprechi, i costi della politica che sono certo eccessivi. Se esatto. ci confrontiamo all'estero noi ancora spendiamo troppo per la politica. Poi ci sono certe cose su cui non sono d'accordo. Io per esempio penso che noi dobbiamo rimanere nell'euro e sarebbe un errore uscire. Ma questo lo pensano anche loro nel frattempo, no? Non lo so. Abbiamo detto sempre referendum, abbiamo detto i cittadini devono scegliere. Ma lo dite ancora pur sapendo che non possiamo fare un referendum sull'euro perché fa parte di un trattato internazionale? Ma in realtà non è vero. Cioè, a me la politica in 5 anni ha insegnato che non è vero che certe cose non si possono fare, si trova sempre il modo di farle. Questo io ho imparato in 5 anni. Il tema dell'euro è un tema che, se vogliamo parlare tecnicamente... si può affrontare le problematiche che ha creato, quali sono le sacche dove si deve andare a intervenire, no? Ma però noi abbiamo raccolto le firme e siamo convinti che si possa fare. Dopodiché sappiamo anche dove andare nel rapporto con l'Europa ad incidere su alcune cose che non funzionano e va fatto. Ma se fate il referendum è perché vorreste uscire dall'euro. E io su questo non sono d'accordo, la mia personale opinione. Lei sarebbe d'accordo a uscire dall'euro? Io credo che si debba, una scelta così grossa non si possa prendere da soli, è una scelta che coinvolge le vite, guardi che cosa è successo in questi anni con l'euro. Ma lei ha un referendum sull'euro, dentro o fuori, cosa voterebbe? Non si dice cosa si vota, nel senso... Però si dice, e lei è un rappresentante di un movimento importante come i 5 Stelle, deve dire sì, se io voglio votare per il lei, referendum devo sapere cosa pensa sull'euro. Allora, non è un tema ideologico, è un tema tecnico. Io credo che l'euro abbia portato tanti problemi, soprattutto al costo del lavoro, alla produttività delle imprese, che sia diventato l'unico modo per fare inflazione. Cioè, ci sono delle cose tecniche che appartengono, tra l'altro, alla mia competenza. Dopodiché, un conto è dire che cosa vuoi fare con l'euro... Chiediamolo ai cittadini. Un conto è dire, ce l'avreste un modo per? Ci sono molte modalità. Non mi hanno mai risposto alla domanda. Ma se tornasse la lira,
Avremo banconote da 1900 lire? Ma dipende chi ti fa la banca, dipende dove torna la sovranità monetaria, dipende da molte cose, e cioè non si può banalizzare un tema così. No, oggi infatti, problema... proprio perché non dobbiamo banalizzarlo, non oggi il problema è chiaramente un problema di sovranità, hai dei un paese ha dei problemi a chiedere dei denari perché li deve pagare e crei titoli di Stato che non si riescono a vendere, per cui il governo prende il telefono, chiama le banche e chiede comprato. Risposto. Lei ha un referendum euro sì o euro no, cosa voterebbe? Non lo so. Non lo so. Beh, neanche io. No, io lo so, voterei, mi piacerebbe rimanere nell'euro. Anch'io. Anche, non mi piacciono le divisioni in generale, ecco, diciamo, a partire dai muri, diciamo. Senta, voglio interpellarvi su una, lei prima ha citato le pensioni, siccome lei Cottarelli ha detto che il reddito medio dei pensionati italiani è cresciuto più del reddito medio degli altri e che alzare l'età pensionabile è inevitabile. Perché è inevitabile? È inevitabile perché attualmente ci sono, su 100 persone che lavorano, devono diciamo dare da mangiare a 37 anziani. Fra 40 anni ce ne saranno 60 anziani da alimentare per sempre 100 giovani che lavorano. E questo è un fatto purtroppo che è dovuto a un fatto in parte positivo, il fatto che si vive più a lungo, e un altro fatto negativo, diciamo che abbiamo avuto un crollo della natalità enorme. Quindi in questa situazione... o si tassano di più i giovani, ma i giovani sono già tassati abbastanza, oppure si chiede agli anziani di lavorare più a lungo, oppure gli si taglia la pensione. Cioè, quelli sono i numeri. Quelle sono le possibilità. Perché questo è un tema spinosissimo per tutti i partiti politici, in particolare in campagna elettorale, anche perché la popolazione sta invecchiando e quindi l'elettorato sta invecchiando. Voi siete a favore dell'innalzamento dell'età pensionabile? Allora, il problema è che proprio durante un momento elettorale si parla sempre di pensioni e quindi si va sempre a incidere sulla paura delle persone in quella fase della vita in cui è molto complicato. E io credo che questa sia la prima cosa peggiore di questo tema. Dopodiché su il reddito dei pensionati, con il reddito di cittadinanza noi fissiamo la soglia di povertà, se non è nessun pensionato dovrebbe vivere sotto la soglia di povertà. C'è un tema sull'età, ma chiaramente. Sull'età? Sull'età la Corte dei Conti ha suonato più volte i campanelli d'allarme dicendo guardate che se o riformate il sistema previdenziale o qua dal giro. Ci sono molte strutture, si può fare la quota 100 che sarebbe l'insieme tra età e contributi versati, noi abbiamo provato per qualche anno a capire la strada di quota 41, quindi 41 anni di contributi va in pensione. La verità è che quando io parlo con l'INPS mi dice il governo non mi ha mai chiesto quantificazioni reali su questo, quindi c'è un tema di conti pubblici e di stabilità dei conti pubblici e un tema su che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Io credo che ma quindi comunque... quando li mandereste in pensione voi gli italiani, a che età? Se fosse al governo. Sicuramente stiamo aspettando le valutazioni dell'INPS che non ha ancora mai fatto neanche per il governo. Adesso in campagna elettorale la domanda vi verrà posta continuamente. Ci verrà posta e presenteremo un piano completo perché non è l'unico tassello. Non avete ancora. No, ce l'abbiamo, ma non può essere presentato solo come età pensionabile. Bisogna permettere alle persone di andare in pensione nel momento giusto. Ci sono tante categorie di lavoratori, non si possono considerare tutti uguali. Ma non sono tutti uguali, dipende che lavoro hai fatto, dipende... Appunto, ma sono già adesso escluse, no? Ma molte si potrebbe fare molto di più. Per la verità. Quindi bisognerebbe escludere più categorie. Bisogna trovare una cifra che rappresenti davvero un momento corretto. Ecco, la cosa che abbiamo capito, Alessandro, è siccome lei ha anche dei figli, no? Sì, ho un figlio di 19 anni, figlio. Sì. Quindi anche già grande, che sembra essere inevitabile, una battaglia generazionale, sì, e in questo momento mi sembra evidente dire che i più giovani se la stanno passando peggio. Sono tanti, la percentuale di disoccupazione giovanile è altissima, forse la più alta d'Europa, credo. Sì, beh, con la Spagna. Siamo vicini, la Spagna è più alta, però. Certo, qualche cosa bisognerà fare, ma. Ma non è giusto... Io non faccio un lavoro usurante, io posso lavorare fino a 80 anni se la salute mi assiste e non mi lamenterò, però penso a chi fa lavori molto usuranti, chi lavora nella metalmeccanica, chi lavora... insomma, bisognerà fare delle belle differenze perché c'è gente che fatica molto di più. Sicuramente una politica sulla famiglia, perché questo continua a essere il paese, lo diceva lei prima, che non riesce a pensare di mettere su famiglia. La Francia lo fa mettendo il 5% del PIL, noi lo facciamo col 2%, è un po' poco. Oggi chi vuole avere un figlio non sa da dove cominciare. Il mio lato francese non gli danno neanche il mutuo.
Si inorgoglisce. Castelli, ha ragione il ministro Calenda o il governatore della Puglia, Emiliano, e il sindaco di Taranto, secondo lei? Guardi, io credo che Calenda stia facendo campagna acquisti nel suo stile un po' di spettacolo. Il presidente della regione vuole passare al gas per interessi che ha valutato lui. Il sindaco mette i cartelli dicendo quando c'è il vento state a casa e non uscite. Noi una soluzione ce l'abbiamo, che è quella di fare le bonifiche, utilizzando gli stessi impiegati che stavano nello stabilimento. 1 miliardo in bonifiche porta 13.000 posti di lavoro e poi si faccia lì un centro di ricerca, si spinga sul turismo perché una volta bonificato si possa fare. Cioè qui di ArcelorMittal che vuole comprarsi l'ILVA andrebbe mandata a casa. Noi crediamo che nessuno in questo momento stia pensando alla salute del cittadino, è una cosa grave. Perché chiedere alla gente di star chiusa in casa quando c'è vento mi sembra che sia un po'. Va bene, questo è un altro problema di dimensioni, diciamo. Io ho fatto il servizio militare a Taranto, mi ricordo quel pezzo d'Italia, è impressionante le dimensioni. Chi non c'è stato non può rendersi conto di quanto. È l'industria siderurgica italiana che andrebbe chiusa se non riusciamo a trovare una soluzione. Si può convertire? Senta, siccome adesso siamo in chiusura, Alessandro Gassman, io vorrei fare vedere, dunque lei ha questo nuovo film che si chiama Il Premio. Il Premio è uscito oggi nelle sale, si dice, sono regista, e l'ho scritto anche. E l'ha scritto anche. Possiamo fare vedere una clip? Ma molto volentieri, guardiamo. Grazie, vi ringrazio. Scusate, mia moglie, mi dispiace se rispondo un attimo. Chiedimi. Dove sei? Sono in macchina con papà e Lucrezia. Buona quella. Siamo in viva voce. Ciao bella, dove state andando? Stiamo andando a Stoccolma. Ah, la statuetta. È una medaglia. Ma stasera siamo ospiti di un'amica di suo padre. Giovanni! Greta! Caro. Troppe cose non ti ho mai detto. Quanto sei sempliciotto! Per me la fedeltà è importante. Ma una sana scopata è quasi sempre meglio. Questa è una foto da almeno 30.000 like. 3, 2, 1, almeno li mettete lì a posto. Alessandro Gassman è un. È un road l'ha movie. L'ha scritto, l'ha diretto, lei anche. E ne sono uno degli interpreti, il protagonista è Gigi Proietti con Rocco Papaleo e Anna Foglietta che avete visto, Matilda De Angelis. È una commedia, un viaggio di 2000 chilometri di una strana famiglia che accompagna il padre, il più anziano, che è un grande letterato che ha vinto il premio Nobel per la letteratura, non vuole volare perché fa dei capricci e devono portarlo in macchina. 2000 chilometri in cui questa famiglia molto strana si scoprirà molto più normale in realtà di quello che pensava di essere, ed è un film però che parla anche, qui può essere. Però intanto no, prima che lei mi dica anche, è autobiografico? Beh, insomma, io sono nato e cresciuto in una famiglia con un centro che era mio padre, molto bislacco, quindi una famiglia anomala, diciamo, e un mondo anomalo che ho frequentato, e racconto questo, non è la mia famiglia, non è un film autobiografico, ma ho chiesto a Gigi Proietti, che ritengo forse il più grande attore italiano, di interpretare un ruolo che di un uomo non borghese, diverso, ma che trainato da un grande successo, forse nel corso della sua vita si è dimenticato delle cose più importanti, che sono i suoi figli, che sono sempre stati lì vicino, ma non se ne sono mai accorti, né loro né lui. La richiesta che fa Proietti, il personaggio che ho scritto per lui in questo film, è quello di cercare di fare gioco di squadra, che è una cosa, ecco, in cui questo paese non brilla particolarmente. Mm-hmm. Ecco, questo è l'altro aspetto, no? Perché nel film c'è questo solista che a un certo punto capisce che se non fa gioco di squadra. Sì, che le persone normali, cosiddette normali, che non hanno grandi talenti, sono fondamentali per chi ne ha. Veramente in Italia si ha la sensazione di un paese di solisti dove tutti cercano di prevalere spesso a discapito del prossimo. In questo film avviene il contrario, spero che possa essere un viaggio molto edificante, se non altro di buon augurio per il futuro. Buon augurio per il futuro e quindi andremo tutti a vederlo, andate a vederlo anche voi nelle sale. Da stasera c'è il film di Alessandro Gassman, Il Premio. Grazie per essere grazie stato con noi, grazie onorevole Castelli, grazie dottor Cottarelli. Vi aspetto per il piano economico del Movimento 5 Stelle, per i conti.